Continuiamo dopo la breve parentesi di ieri su Okami, quando mi sono praticamente addormentato da me, i video sulla serie dedicata a The Witcher. Questo è il canale Frataisen, qui voi trovate video, videoblog dedicati ai videogiochi della mia collezione. Presente, passato e futuro. Il tono ovviamente del canale è molto divertito e divertente, spariamo un po' di cazzate sulla roba a schermo. Allora, ieri ho fatto un po' di Okami, ho tradito il nostro amicone Geralt con il lupo bianco, che comunque voglio continuare a fare quelle avventure perché mi piace Okami, mi piace come gioco. Soprattutto nel periodo in cui mancava Zelda, per me Okami era qualcosa di fondamentale. Una leggenda di Zelda fatta dannatamente bene. E detto questo, andiamo avanti. Vorrei poi portare, stavo pensando anche qualche cosa del cubo, quindi vorrei portare la Twilight Princess, però per portare il cubo devo un attimo sistemare il PC, perché non posso streamare direttamente dalla console, devo mandare prima a Streamlab, poi da Streamlab mandare direttamente su Twitch, purtroppo, anche perché disgraziatamente il mio setup per la cattura dell'immagine dal televisore sembra che non supporti completamente la cattura dal microfono, quindi devo prima buttare tutto dentro il PC e poi mandare online. E questo purtroppo è un problema del mixer che ho e non lo posso risolvere a quanto pare. Detto questo, ora ci facciamo questa partitona con soggettone Geralt, il quale praticamente era partito per fare quella missione sull'isola maledetta, e io effettivamente stavo pensando di andarci comunque a fare questa missione sull'isola maledetta, però prima ne approfitto per esplorare un pochino la camera di Ciri, il barone sanguinario col quale Geralt ha parlato. Mi ha fatto una buona impressione, tant'è che onestamente, sebbene il gioco penso da un punto di vista canonico preveda che Geralt lasci libero lo spettro per salvare i bambini, io penso proprio che non lo farò. Prima, perché conosco il risultato della quest. Secondo, perché comunque sia, anche se lasci libero lo spettro, ed era quello che mi interessava di più, puoi comunque far fuori due delle tre megere, quindi non mi sembra utile salvare, diciamo così, i bambini. Anche perché da alcuni punti di vista salvare i bambini significa trasformare quel villaggio in una zona fantasma. Ne ho le scatole piene di andare in zone dove trovi Wright. E quindi in generale la mia idea, e penso che anche Geralt sia d'accordo, consiste nell'invitare in qualunque modo di lasciare liberi qualunque tipo di spirito. Anche perché in questo mondo non esistono gli acchiappafantasmi con i loro zaini protonici, che possono in qualche modo fermare o contrastare gli spettri, quindi è qualcosa che vorrei in generale proprio evitare. Oh, che dice qua? Dinamico duo. Vabbè, questo è. No, aspetta, che ha detto il dinamico duo? Porca miseria, mi hanno scritto? Io però comincio ad avere un po' di fame, non vorrei di nulla, eh. Allora, vediamo un po' se parte. I see you gather before me. Hungry. Allora, io rimango dell'idea che questa PlayStation 5 viene distrutta in questa foto dal bimbo, dalla bimba, semplicemente perché non gli si insegna che le cose degli adulti non vanno toccate. Che non è tanto. Poi, detto tra di noi, cioè, qualcosa si può comunque cancellare. Quindi non c'è una cosa, però una ripassatina a questa bambina, o un bambino che ha fatto questa cosa sulla PlayStation 5, se la meriterebbe, perché un conto è sporcare una console che costa 700, comunque un attrezzo elettronico che costa 700 euro, un conto è rovinare magari un impianto wifi, o magari o giocare con cose pericolose, anche soltanto i fiammiferi. Cioè, se i tuoi genitori ti dicono quella cosa non va fatta, non la devi fare, punto. Anche perché può essere molto pericoloso. While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend,
Kira Metz. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Syriot seemed to have taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Syriot never reached the elven mage, yet the Wild Hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Allora. Ho lasciato l'altra console a casa accesa. Ah, siamo su Xbox Serie X. Quindi, infatti uno dice, ma perché tu usi la console Microsoft? Beh, perché in generale console Microsoft aveva questa altra retrocompatibilità e a me piaceva perché avevo cominciato a fare collezione dei loro titoli della 360. Ma poi l'avevo fatto anche e soprattutto perché c'era questa cosa dell'ecosistema comune e condiviso, che non è una cosa che detesto, anzi mi piace parecchio quest'idea alla base, un ecosistema condiviso dove praticamente questo gioco lo puoi giocare ovunque. Adesso tra l'altro poi col Game Pass sta roba la potresti giocare anche sul tablet se tu avessi una buona connessione. Nessuno si metterà mai a giocare The Witcher sul tablet, però tanto per dire, il cloud permetterebbe di fare anche questo. E qui, caro il mio amico Geralt, ti vedo un po' in pessima forma, ovvero sia, si vede che questa è una One X e la gestione dell'illuminazione fa un po' acqua su tutte le parti. Tant'è peraltro che la gestione delle luci e dell'illuminazione migliora persino sulla serie X. E quello dice, vabbè, capirai, è la console di punta. Ma anche la serie S, che secondo qualcheduno... Allora, no, perché l'Xbox Series S dicevano spesso, ma insomma non è un granché, non è molto potente, meglio la X, cioè se uno deve scegliere vi conviene prendere la One X, ma da quello che sto vedendo, almeno su questo direi proprio di no, cioè a livello proprio dell'illuminazione la serie secondo me S è migliore nella gestione dell'illuminazione, sebbene non possa adoperare gli shader dinamici. Il fuoco, vabbè, il fuoco questo è sempre molto difficile da animare, perché il fuoco in realtà non è una cosa fisica, loro la stanno trattando come un'immagine fisica, va bene. Detto questo, se io vorrei però un attimo modificare la gamma, perché secondo me c'è qualche cosa che non va bene sulla gamma. La metto un po' più alta, semplicemente perché temo che se no... Vediamo se l'ha presa. L'ha messa meglio la gamma? Fai vedere. Geralt, ti senti un pochino più luminoso? Col cazzo. No, perché la mia paura è che poi venga estremamente ipercompresso il carico. C'è qualcosa qui sotto? C'è qualcosa qui sotto, questo è interessante. No, temo che la gamma sia un pochino troppo ancora tendente all'oscuro e quindi poi venga ipercompresso il... Ah,
Ah, è una missione secondaria, la montagna dei topi. Sì, certo, no, la devo fare perché sono di livello 9, se no va finché non la posso più fare. Tra un po' arrivo al livello 10, non è assolutamente il caso. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? Whoa, what's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. No, io non. Mi dispiace, non posso farlo. Cioè, io non posso. Ciao, che stavate dicendo? Volevi trombarti una? Tieni la tua bottiglia vuota, cretino. Nothing here for you. What do you seek here, vagrant? Meno male che non li ho uccisi, perché se li avessi uccisi sarebbe stato un disastro. Allora, da lì si esce. Ma è questa la stanza di Siri. Siri was here. Grande Geralt. A spinning top. Gritka's toy. Siri must have used these. Looks like she left in a hurry. La naturale oscurità delle maledizioni. The natural obscurity of curses by Lydia van Bredevoort. Where'd Siri get this? Fa vedere un po' che dice. Miei cari amici Philip e Anna. Ma miei cari amici Philip ed Anna sono il barone sanguinario e sua moglie. Dal conte Laguerre, ministro della cultura del regno di Temeria, Vizima, 1265. Chissà da dove lo vanno a contare gli anni. Chiunque pensi che le maledizioni siano soltanto la manifestazione della perfidia di un individuo verso un altro si sbaglia di grosso. Sono infatti assai comuni i casi di maledizioni gettati involontariamente su se stesso e sull'ambiente in cui ci si trova, con conseguenze imprevedibili. In molti casi ne derivano danni, anche quando non la morte della persona colpita dalla maledizione o vicina all'oggetto ad esso colpito. Per questo è così importante prendere misure precauzionali per quanto possibili contro il lancio di maledizioni, come raccomandava Madame Amelia a Vattelapesca, occorre liberarsi dai pensieri negativi e sforzarsi di entrare in sintonia con il mondo, raggiungendo l'armonia tra anima e corpo. Logge delle maghe. Così come i rospi gracchiano nelle loro fastidiosi, con le loro fastidiose voci nella fedita palude, in cerca dei loro simili, allo stesso modo le maghe si chiamano l'un l'altro e tramano insieme contro tutto ciò che è buono e giusto. Questa deve essere qualche cosa della chiesa della fiamma eterna. Le peggiori fra di loro, le più depravate e perversi della stregoneria, si riuniscono nella loggia delle maghe, fondata da Filippa Eilart. Ho già sentito questo nome. I primi membri della loggia furono Filippa Eilart e Montecalvo, Tris Marigold di Maribor, Keira Metz di Cerrates, Margherita Antoine, Shela, Sabrina, Frigilla, l'elfe Francesca. Vabbè. E Yennefer pure. Ah, tutte le streghe si riunirono sul Monte Brulo e giuravano fedeltà ai loro diavoli e demoni, ai loro padroni e amanti, e solo scopo di condurre alla rovina i pacifici regni settentrionali, ai loro abitanti. Settentrione sono i regni del nord. Furono le maghe a ordire gli omicidi di Denval, il re di Arden, di Forrest, re di Temeria e di molti altri nobili uomini. Sono sempre loro che scatenano una nuova guerra contro Nilfgaard. Sempre loro scatenarono una nuova guerra contro Nilfgaard, una temibile pestilenza che falcidiò la brava gente. Ma non temete, caro lettore, le loro cattive azioni non sono rimaste impunite. Il nostro amato sovrano, sì, Radovid. Quinto del suo nome, ha svelato i loro inganni e li ha condannati a morte. La loro morte è inevitabile, sarà lenta e dolorosa. Li vuole impalare. Appartengono a miti e leggende sulle persone catturate dalla caccia selvaggia e il viaggio tra i mondi.
e tornate a casa solo dopo aver trascorso anni a solcare il cielo insieme ai cavalieri spettrali. L'Accademia ha bollato tali racconti come emblematici dell'irrazionalità umana, ma io ritengo che dietro ogni storia ci sia sempre un granello di verità, e ho deciso di impegnarmi per trovarlo. Dopo anni di ricerca posso finalmente affermare che un tempo i viaggi tra i mondi erano possibili, ma soltanto a pochi individui. La chiave è il cosiddetto sangue ancestrale, ossia, per usare il termine corretto, la stirpe di Rara Dollen, la potente maga elfica. Comparando il suo albero genealogico con il più noto e fabio popolare, ho scoperto che lei e i suoi discendenti sono gli archetipi dei protagonisti delle tante leggende che riguardano i viaggi tra i mondi. Chi eredita i geni di Laura possiede infatti lo straordinario talento di spostarsi nello spazio e nel tempo per raggiungere i regni ben oltre i confini del mondo conosciuto. Ah, la frontiera dell'incubo del cacciatore di Bloodborne, anche se di raso, è in grado di controllare tale dono, chi ha il sangue antico. In tal caso la capacità si manifesta in lui o in lei solo in situazioni estreme, quando prova un'emozione forte o in pericolo di vita. Questo è il caso già menzionato di Ophelios, sconvolto dalla morte della moglie, che scambia scioccamente un altro mondo con l'aldilà. L'uragano è invece la causa scatenante del viaggio di Theodor, che, terrorizzato dall'inquietante zio Anne, scatena involontariamente il suo talento e si teletrasporta in un mondo libero da figure eccessivamente bizzarre. Leggendo tra le righe si intuisce che Esila era una prostituta drogata di Fistek. La caduta nella tana del coniglio rappresenta il suo toccare il fondo, che ha raggiunto un altro mondo in uno stato di ebbrezza. Purtroppo, per tutte le aspiranti a Eslit, la triste conclusione delle mie ricerche è la seguente. La stirpe di Lara è estinta dal momento che il loro ultimo discendente, Cyrilla Fiona, Helen Rhynon, erede al trono di Sintra, è morta senza figli tanti anni fa. Non è vero che è morta, però. Dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places in Vizima. È normale che lui abbia dei amici molto potenti in Vizima, se consideri che comunque sia l'amico Frizzi è stato nominato, tra virgolette, governatore. Ecco, un letto messo così è una fucilata nello stomaco, perché vedi qui la parete? Trasmette tutto il freddo al letto, non deve stare così appiccicato alla parete. Bene, abbiamo sbloccato il deposito, questa è una cosa che mi fa molto piacere. Le cuscine sono queste. Ah sì? Ciao, sono Geralt, piacere. Cioè no, Geralt è lui, io in realtà sono uno che lo accompagna così per sport. Pensate a me come... Ciao. A Issun di Ammi, Amaterasu Kami. Lo conoscerai, fidati. Che c'è qui? Niente. Mimba, ciao Greta, che fai? So you're Gretka. I am. And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Siri told me about you. Intelligente la bimbina. Che altro ti ha detto, Siri? Allora, intanto diamole il giocattolino. Look familiar? My top. Where'd you find it? Siri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Siri carved it for me. Such a shame she had to leave. Ecco. You and Siri talked a bit, didn't you? We did. Did she say where she was going or what she came here to look for? She said she was looking for you and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. Esattamente. She helped that friend of hers. Quale amico? Siri wanted to help a friend. L'elfo, probabilmente. Who it was? What do you mean, who? Her friend. She said he was in trouble and that she had to save him. L'elfo. Do you know where Siri is? No. One day I brought her breakfast and she was already gone. Baron told me she'd left. Bene, ottimo. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Siri left me a gift. A gift? Fa vedere. Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. Gonna kill the monsters. All of them.
Ma certo che per essere una cucina è parecchio vuota. Cioè non c'è nulla di interessante qua. Anche perché piccolina, non fare casino, eh? Allora, qui dove si va? Si esce. Sì. Ok, da qui si esce, bene. Sì, come no. Allora, senti, io lascerei il signor barone un attimo lì appeso. Penso non mi faccia questioni se scendo al piano di sotto, no? Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, guess you'll just have to go wake him up now, won't you? Non è che mi aggrediscono, vero? Beh, fai una roba. Salva la partita, non si sa mai. Ok, non l'hanno presa a male, questo è già qualcosa di buono. Oh my. Guardate, roba. Tanto non se ne fanno nulla di questa roba, no? Vabbè, lo spirito ananico è qualcosa di fondamentale, però... Io queste porte chiuse a chiave non le sopporto. Quindi queste sarebbero le cantine. Ho un po' esagerato, lo ammetto. No, non ho alcuna intenzione di fare la quest del Signore del Bosco. Anche perché io ho un problema più grosso da risolvere. Cioè l'isola. Rischio di essere di livello troppo alto per quella quest. Il barone? No, deve essere... No, è una guardia del barone. È il sergente. È un personaggio viscido, non mi piace. Ok, qui praticamente siamo... So the bloody Baron ripped him a new one. Horse feathers. Beh, non ha fatto tanto male, cioè. Allora, io ho la sensazione che il barone sia, detto senza mezzi termini, un reduce di guerra. La sua ossessione per l'alcol, che è abbastanza forte, perché insomma, beve parecchio l'amico, eh. Ah, guarda chi c'è. Ciao, tesoro, come stai? Ah, proprio così? Ci facciamo un giretto? Vai, facciamoci un giretto allora.
C'è qualcuno che è morto male lì dentro. Come si fa a entrare lì dentro? Di qui non si entra. Si dovrebbe entrare di qua. Bene, non ho scatenato nessuna guerra, quindi questo mi rende molto contento, perché temevo che... Geralt, che stai facendo? A parte morire male e finire fuori da dove dovevamo andare... Bravo. Allora, non ho capito come t'ha fatto, però va bene uguale. Allora, ritorniamo in là. Salve. Non fate caso a me. Fa un freddo bestia. Ci sono altre quest? Va bene. Non mi interessa. What are you doing? Where are you chopping that? Fancy an outing to find that shape. Bring the Smith's last cut getting tooth one. But I'd be nice tits on it. Just on talking about the shrieker. Wreaking havoc in the peasants' coops now. Oh, we got us a hero looking to save the common folk. Beh, non hanno tutti i soldi, effettivamente, perché andare a cercare loro una creatura che potrebbe ucciderli quando possono pagare un professionista, il qui presente Geralt, perché lo faccia lui? Buongiorno, buon uomo! Certamente! Cosa ha da vendere? Perché quella roba magari potrebbe essergli utile ai contadini? Per vivere? Allora. Ok, queste balestre fanno schifo. Cioè, la mia è migliore. Costano sproposito. Questa la prendo invece. E anche l'argento puro. Ah no, sì, bah. Non posso mica permettermelo, costa troppo. Questo che cos'è? Vabbè, per adesso sono a posto, direi, relativamente. Ci dovrebbe essere un fabbro. Oh, è un nano. Ciao nano, come stai? Sto cercando un mastro fabbro, sai. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? Resistente e leggero è sufficiente. Comfortable, strong and light will do just fine.
ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armor. Said Tordaroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. Sai dov'è la questa forge, la donna? These legends mention where the forge might be. Yes, north side of the isle, in a cave. Clan folk carved out a rock face to build it. Bene. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. No, aspetta, oi, Fabbro, vieni qua. Scusi, buon uomo. Help me, I assist you. Fammi vedere che c'è da offrire, scusa. Oi, ma che si fa così? Allora. Mi sembra un granché che abbia da offrire st'uomo. Glifo di Ard, glifo di Gwen, questi già li conosco. Axi minori, questi sono i glifi però. Ah, cazzo, una sassata la pergamena. Così poco? Ma guarda, me lo compro. Stavo peggio. Basta spendere soldi in libri, però, Cosa puoi creare per me? Ah, un armaiolo esperto? Oh, interessante questa cosa. Hai visto, Geralt, quanto siamo stati fortunati? Corazze. Però lui fa solo le corazze, non fa le armi. Peccato! Questa sarebbe interessante, per esempio, la brigantina. Resistenza al perforamento, percosse, fendenti, vabbè, si abbassa, danni elementari fa schifo, però non è male. Questo farsetto è inutile. Questo fa schifo. Questo non me lo farò mai, questo non lo farò mai. Livello richiesto 13. Questa non sarebbe male. Questa non è sicuramente male. Questa è quella, la tipica mia. Esperto. E lui è un esperto, in effetti. Guanti dell'assassino. Bello, livello 12. Questi sono i miei nuovi guanti, guarda. Mi riblocco subito così. Guanti del gatto migliore. Oh! Fichi! Fichissimi! Guanti del grifone. Ho capito, ma perdo tutte queste resistenze. E soprattutto il colpo critico, cioè ragazzi, per quanto possano essere fighi, non valgono la pena. Eh sì, livello 30. Ciao ciao, livello 30. Pantalone dell'assassino. Pantalone dell'assassino. Bellina anche questa. Ecco, i pantaloni, per esempio, i pantaloni dell'assassino, questi sono da fare. Costano un visibilio, ma questi sono sicuramente da fare. Pantaloni da cavallerizzo anche no. Che non mi danno granché. Pantaloni del grifone. Allora, il discorso è che i pantaloni del grifone mi fanno perdere tante resistenze, però se usi il vigore per lanciare un segno in modalità normale, il segno successivo lanciato non richiederà vigore. Questa è bella come cosa, perché ti permette di lanciare due volte lo stesso incantesimo senza perdere
Senza perdere. I pantaloni del grifo. Cioè, il set del grifone non è male, in effetti. Potenziamenti. Vabbè, questi non ci fai nulla. Stivali, sì, sono bellini, ma tu perdi tanto, non vale la pena farseli fare. Non sono messo tanto bene, in effetti. Need some armor. Fanno tutti quanti abbastanza schifo gli stivali. Niente, So long. Ok, allora vediamo un po' a livello di questo come siamo messi. Allora, il signore del bosco non mi interessa, affari di famiglia non mi interessano. Le pietre di 9 gradi, questa è una missione che bisogna affrontare. Che di livello 22, non sono a livello 22. L'urlatrice. Non so. Non lo so. Io vorrei ora in questo momento fare la missione una montagna di topi. Ah, una bella spacca sulle chiappe. Ah, bene, mi piace. Bene. Allora io farei una cosa fatta così. Se... Allora io devo capire come si fa a entrare in quella torre, perché sono interessato a vedere cos'è successo lì. Allora io non credo che si possa entrare in quella torre dopo che hai risolto tutti i problemi del barone, però voglio un attimo capirci qualche cosa, perché non è la prima volta che per entrare in un posto chiuso a chiave bisogna usare i mezzi pesanti. Dico bene, Geralt. Ok, allora questa è chiusa. Ma come mai c'è questa gente morta male? Allora, ah no, è questa la torre dove volevo entrare. Vedi, c'è questo tizio morto male. Ok, allora se io scendo qui, no? Senza cadere male, cosa c'è in quella lì? Perché, eh? Ah, io pensavo ci fosse qualcosa di... invece non c'è un cazzo. Pensavo fosse... Era troppo facile se la chiave era lì, vero? Sarebbe stato troppo facile. Era troppo bello perché la chiave potesse essere lì, vero? Oggettivamente è un problema, perché se io qui non posso entrare... L'altra volta ho avuto fortuna perché ho... A vedere. Vediamo un po' di giocare con la telecamera. Non entra dentro, eh. Ma siamo sicuri che si debba... Che si possa entrare, perché io qui non vedo nulla che lasci pensare si possa. Infatti, si entrava da lì.
Bella! Bella, 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 sono contento di esserci entrato. Buon uomo! Perché è stato ammazzato lei? Perché fumava troppo. Tanto fare. Niente? Finito lì? C'è altro da prendere? Ora voglio vedere come faccio a uscire. Oh vai. Bene. È stato molto soddisfacente. Spero che abbia soddisfatto voi quanto ha soddisfatto noi. Vedere questa geniale pensata. Allora, vediamo un po'. Questa quindi è la cittadella, la parte più fortificata in assoluto. Si può entrare qua? È chiuso? Chiuso a chiave? Chiuso a chiave, fa piacere. Allora, quelle sono le guardie del barone. Beve quanto un intero reggimento. Vabbè, no. Allora, rimango sempre dell'idea che per conto mio il barone sanguinario. Ma io non voglio fare la quest. Ma perché mi fai fare la quest? Io non la voglio fare la quest. Accidenti. Oh. Allora. Bestiario del fratello lo guardiamo dopo. Ok. Auguri. No. Allora, buon uomo. Geralt. Che cazzo. Giustamente perché uno. Dove lo nasconde l'alcol? In cima. Eccolo là. Ecco là. Meglio di così se muore. Ah. Questa secondo me, ma io ho l'impressione che questa fosse la dispensa del barone, o questa, o mi sono sbagliato io, non so, perché tutta sta roba va a magnà. Eccoli qua. Comunque a me, io non so voi, ma a me inizia a fare un freddo della madonna, chiuso, bloccato. È un'ora che sto a parlare, non sto facendo un cazzo, hai ragione anche te Geralt, scusami. Allora, lì c'è una stalla. Quella è praticamente la casa del barone sanguinario. Questo è il pozzo. Ma io non voglio. Ma come cazzo si fa a levare la missione? Io non la voglio fare la missione. Hai capito che non la voglio fare? Io voglio fare la montagna di topi. Oh via. Oh. Grazie. Yeah. È stato un piacere conoscervi. Arrivederci e a mai più rivederci. Allora, facciamo la missione della montagna di topi, perché sennò qui va veramente troppo tardi. A proposito della montagna di topi, che ore sono? Devo staccare perché tra neanche mezz'ora devo uscire, quindi ci faccio poco. Oggi ho fatto veramente schifo. Ho fatto nulla. Allora, andiamo almeno nel luogo della missione. Allora, dunque, organizziamoci. La barca è lì, però io andrei qui a mezzo bosco. Così mi guardo anche che sembra ci siano delle altre quest.
Niente. Quindi raggiungiamo la barca di Keira. Ho l'armatura rotta e questa non è una roba buona, però... Spero di non incrociare una maledetta strega d'acqua. Ciao Droner, come stai? Fa piacere vederti, ma... ho cose più importanti da fare che fare a cazzotti con te. Ci vediamo. Addio. Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait. This Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Hai avuto la mia stessa reazione, Geralt. Proprio la mia stessa reazione. Cioè, ora mi avessero detto l'intuito femminile di Triss, e vabbè, l'intuito femminile di Jennifer, e vabbè, cazzo, c'è il comitato di benvenuto, fermi tutti. Ma l'intuito femminile suo proprio anche no. Che sono Droner. Senti, sai che ti dico, Geralt mio? Allora, lasciamo fare, chiudiamola qui per stasera, salviamo... e poi andiamo dopo a far cazzotti in altre situazioni, in altro modo. Anche che a me in questo momento fa freddo. O voglio andare a mangiare qualcosa. Saluto chi mi segue o mi ha seguito o mi seguirà. E io vado in là. Ci si vede prossimamente. Ciao ciao. E quanto a te, Geralt, soggettone. Lo so, non abbiamo fatto un cazzo oggi. Hai perfettamente ragione. Non si può andare avanti con la serie così. Ma la prossima, potrebbe essere anche stanotte quando ritorno, facciamo faville, perché giustamente come festeggiare l'inizio dell'anno se non facendo una missione a mezzanotte, a luna di notte, terrificante, orbrobriosa, con tanti zombie e fantasmi? Ah. Bene, ci vediamo, porto io la bottiglia, a dopo.